Tutti noi dobbiamo unirci, anche con quelli che ci criticano perché senza di loro non possiamo fare nulla, anche con quelli che non vogliono fare niente tranne sdraiarsi sul divano, anche con quelli che scaricano la responsabilità, in poche parole con tutti, perché? Perché siamo tutti l'umanità. E per poter costruire una civiltà unita e per poter veramente resistere alle sfide attuali, cioè sfide catastrofiche, che è un problema che l'umanità non ha mai affrontato prima, dobbiamo risolverlo e superarlo. Abbiamo solo due strade. O risolviamo questo problema o non lo risolviamo. Se non lo risolviamo, cessiamo di esistere. Questa non è più una favola, se ne parla già apertamente dappertutto. C'è una frase riguardo all'economia, ma quell'uomo ha detto bene. Tutti noi, le persone, siamo sulla stessa barca. Stiamo galleggiando lungo il fiume. E c'è una cascata più avanti. Per non cadere da quella cascata, dobbiamo tutti unirci e remare nella direzione opposta. Possiamo restare a galla, possiamo sopravvivere, ma solo se remiamo tutti insieme. Davvero, tutti insieme, senza passare i remi ad altri, perché questa è la nostra vita e dobbiamo combattere per essa. Il futuro dei nostri figli dipende da come remiamo noi adesso e per il loro bene. Se non volete remare per il vostro bene, allora remate per il bene dei vostri cari, per il bene dei vostri amici e dei vostri vicini, ma dobbiamo remare insieme e nella stessa direzione. Solo allora avremo una possibilità. Se non riusciamo ad unirci, allora questo è il nostro destino. L'umanità si trova davvero sopra l'abisso. Ci rimane un passo solo. Se riusciamo a prenderci per mano, saremo in grado di invertire la rotta e cambiare molto. Se non riusciamo a prenderci per mano, ci resta solo una cosa da fare. Fare l'ultimo passo e cadere nell'abisso. Ma credetemi, durante la caduta, tutti si renderanno conto che avevamo ragione e che cose si sarebbe dovuto fare davvero. Ma cadendo non saremo più in grado di fare nulla. C'è un punto oltre il quale non saremo in grado di fare più nulla. Un semplice esempio. Anche se ora togliamo tutta l'umanità dal nostro pianeta, se fermiamo tutte le nostre centrali nucleari e tutte le nostre fabbriche, non cambierà nulla. La situazione è... Questo volano che abbiamo fatto girare distruggerà comunque il nostro pianeta, anche senza di noi. Quindi, dobbiamo cambiare drasticamente la situazione, altrimenti cadremo davvero giù da questo precipizio. Ma la gente di Alatra ha almeno un vantaggio, sa almeno dove volare, mentre gli altri cadranno giù e basta. Anche in questo c'è un senso, ma questo è un altro argomento. Però dobbiamo fare di tutto per sopravvivere, ovviamente. Un altro vantaggio della società creativa è che... Ecco un esempio semplice, in modo che tutti capiscano, anche quelli con un ambiente troppo cattivo e troppa CO2. Dirò in modo semplice che il valore più alto nel formato consumatore è il denaro, ma nel formato creativo è la vita umana. Sì, amico mio, la vita umana. La tua è quella dei tuoi figli e quella di tua madre, e le nostre vite, le vite di tutte le persone. Ed è su questo che è costruito. E avremo un approccio diverso. Penseremo in modo diverso, potremo distribuire tutto in modo diverso, potremmo produrre tutto in modo diverso e avremo la possibilità di realizzare, ma potremo realizzarlo tutti insieme. Questo è il punto. O, di nuovo, è proprio com'era, è proprio com'è. Viviamo come una volta, il sole splende ancora. Quando esci, il cielo è blu, l'erba è verde. Perché cambiare qualcosa? Possiamo farlo in questo modo. Di nuovo, dipende da noi, amici. Le nostre scelte faranno la differenza. Ma ricordate una cosa. Noi che viviamo ora siamo l'ultima generazione. O siamo l'ultima generazione a rimanere nell'inferno consumista, o siamo la prima generazione ad entrare nel paradiso della società creativa. Oppure siamo l'ultima generazione che ha vissuto nel paradiso del formato consumatore, ed entreremo nell'inferno della realtà che ci aspetta domani,
nello stesso formato consumatore. Sta a noi, amici, decidere cosa essere. Sapete cosa voglio dire? Che in futuro, in qualsiasi modo si scelga, non ci saranno né poveri né ricchi, saremo tutti uguali. Ma in un caso sarà un bel mondo e nell'altro caso saremmo tutti livellati dal destino che decideremo con voi. Cioè, noi dalla nostra stessa indifferenza, dalla nostra stessa inazione, e saremmo tutti uguali. Sta a noi scegliere e a noi decidere quale strada seguire. La scelta è nostra, ma la scelta è di tutti. Se non raggiungiamo e risvegliamo tutta l'umanità, non risolveremo nulla. Non possiamo farlo da soli. Per poter, diciamo, galleggiare via da quella cascata nella nostra barca sul nostro fiume, dobbiamo remare tutti insieme. Questo è importante. È finito il tempo dell'egocentrismo, è tempo di unità. È un momento meraviglioso, un momento in cui tutti crescono e si assumono la responsabilità della propria vita. Un momento in cui si sceglie chi si è, un umano o un animale. Se sei un umano, allora fai parte di tutta la nostra civiltà, di tutta l'umanità. Ma se tu sei un animale, allora senza di te diventeremo animali. E la scelta spetta a tutti. Cosa essere? E se vivere o non vivere? Sapete come nei classici, essere o non essere? E ora tutti, ognuno di noi, fa questa scelta. O di non farcela. Ma il risultato sarà la nostra scelta. La scelta di ognuno di noi.